vedere in questo nuovo video cosa ti sta per accadere. Non darò tempi ed userò il metodo della croce celtica, un metodo antichissimo, molto lungo, ma anche molto molto approfondito, quindi insomma bello bello bello. Allora faremo due stese diverse, quindi fai la tua scelta, però come ti dico sempre ascolta anche l'altro mazzetto in primis, perché puoi trovare comunque un messaggio rivolto a te che ti chiamerà sicuramente, e anche perché ti può parlare addirittura di più l'altro mazzetto che non di quello che hai scelto. È così, a volte accade, va bene? Allora, per il primo mazzo di tarocchi gli diamo il quarzo rosa, per il secondo mazzo l'avventurina verde. Userò per entrambi i mazzi anche gli oracoli volume 2, che è un mazzo di carte che ho creato io. Se ti interessa trovi il link per vederle tutte giù in descrizione, oppure puoi mandarmi una mail per chiedere informazioni a me e scrivere a le carte di Penelope @gmail.com. Non darò tempi a questo video, quindi cosa ti sta per accadere dal momento in cui tu vedrai questo video, da lì la previsione, diciamo, entrerà in validità, ok? Partiamo subito e andiamo a vedere appunto che cosa ci attende nel nostro futuro. Andiamo, vediamo il quarzo rosa, andiamo a vedere. Partiamo dagli oracoli. Se ti interessano queste carte, trovi il link giù nella descrizione di questo video. Allora, andiamo a vedere per il quarzo rosa cosa sta per accadere a queste persone. Andiamo a vedere un po' le energie generali, poi partiamo con la croce celtica. Per il quarzo rosa, per coloro che hanno scelto il quarzo rosa, ok, qualcuno ti sbarra la strada come prima carta, ma andiamo a vedere cosa significa. Ricchezza e lusso. Ne volevo due. Qualcuno ti corteggerà, qualcosa da festeggiare. Beh, devo dire che queste sono carte molto 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 parecchio parecchio belle. Allora, qui ci può essere stato un rapporto che si è fermato, per esempio, o un rapporto che non c'era ma che vorremmo che ci fosse. Qualcosa da sistemare, mi dice il taglio, vedi? Quindi magari, ecco, come dicevo, c'era un rapporto un po' così, è successo un qualche cosa, ma si tenderà a metterlo a posto, visto che c'è qualcuno che parrebbe farsi avanti e renderci ovviamente felici e contenti, tanto da festeggiare. Ma vedremo con i tarocchi di cosa esattamente ci vogliono parlare questi oracoli, va bene? Allora, partiamo con la croce, andiamo a vedere il presente, quindi da che situazione si parte e quali sono gli ostacoli in questo momento. Andiamo a vedere. Per il quarzo rosa, cosa sta per accadere a queste persone? Qual è il momento presente? Ok, il 7 di denari. Quali sono gli ostacoli? Mi è uscito l'appeso, però rovesciato. Ma allora, guarda, qui c'è e nel taglio il mondo. Allora, qui potrebbero parlarci o di questa relazione, ci hanno fatto vedere qui un corteggiatore o una corteggiatrice, per amor di Dio,
Quindi o di questo rapporto o anche più in generale, qui c'è una situazione che sta progredendo a singhiozzo. Infatti, qui ci parlano che c'è qualcosa da sistemare, quindi c'è qualcosa che non va, qualcosa da dover mettere a posto, quantomeno. Diciamo che potrebbe essere una situazione in cui ci si ostina ad andare avanti nello stesso modo, quando invece dovremmo un pochino cambiare atteggiamento su questo discorso per riuscire a sbloccare la situazione. Qui c'è proprio il bisogno di sbloccare, di cambiare anche prospettiva su determinate cose della nostra vita. Ma almeno per il momento presente sembrerebbe quasi che siamo lì, siamo bloccati lì, non si va né avanti né indietro, magari c'è un po' di indecisione, un po' di tentennamento per un qualche cosa, magari dipende da un'altra persona e non da noi. Fatto è che qui c'è una situazione come se voi voleste un qualcosa, ma l'altra persona, le altre persone o semplicemente la situazione lo impedissero e quindi siamo lì, non ci riesce di sbloccare. Andiamo a vedere qual è la meta di queste persone, quindi qual è la meta del quarzo rosa. Qual è la meta, quindi dove vuole arrivare il quarzo rosa? Vediamo un po'. Ok, la torre capovolta. Da dove arriva questa situazione? Cosa c'è alla base di questa situazione? Come si è creata? L'otto di bastoni. Ok. Qual è il passato recente? Il 4 di bastoni. E qual è il prossimo futuro? Poi vediamo tutto il resto. Il prossimo futuro, il 9. Ma allora, è il 4 di denari. Ma allora, guarda, qui ovviamente qui si ha voglia di far saltare tutto. Si ha voglia proprio di far saltare tutto per aria, non se ne può più, siamo stufi. Ok? Diciamo proprio di capovolgere tutta questa situazione con un atto proprio, come si può dire, non veloce, non mi viene la parola, improvviso, capito? Ora non mi viene la parola esatta, comunque con un atto proprio rivoluzionario mi verrebbe da dire, s'avrebbe voglia, proprio il classico dire, no? S'avrebbe voglia di far saltare proprio il banco. Non escludo che alcuni di voi già l'abbiano fatto, capito? Qui no, non lo escludo affatto che c'è chi di voi che mi sta ascoltando che potrebbe già aver fatto saltare il banco, sinceramente. Ok, qui c'è un qualcosa che è nato, una situazione che si è creata in modo anche abbastanza veloce, abbastanza spontaneo. In maniera spontanea, e si è man mano anche stabilizzata. Ma diciamo che qui c'è un qualcosa che era nato, magari anche per gioco, se vuoi, o comunque in modo veloce, in modo molto, capito, in quella maniera lì. Poi ha messo radici, ha trovato bene o male una sua stabilità, questa situazione. Poi qualcosa è accaduto. Poi forse abbiamo chiesto di più, abbiamo voluto di più, abbiamo chiesto, abbiamo un po' mercanteggiato, no? Di qualsiasi situazione ti stiamo parlando. Io ti traduco.
la situazione di cui mi parlano, poi devi vedere te se è amore, se è lavoro per te, per la tua situazione personale, va bene? Ecco, quindi qui questo, però, ecco, qui nel momento presente parlano di questa situazione, insomma, che si vorrebbe un po' cambiare, che si vorrebbe un po' avere in modo diverso, e di questa presa di posizione, presa di coscienza, anche se vuoi, che secondo me già è accaduta, se non è accaduta è proprio a breve termine, ma io la posso vedere già accaduta, va bene? Però, insomma, qui a breve, a molto breve, qui ci dovrebbe essere una gioia, una situazione che effettivamente si capovolge, che effettivamente cambia, portandoci soddisfazione. Effettivamente qui mi dicono qualcosa da festeggiare e qui mi danno un 9 di coppe. Capito? Quindi qui qualcosa di positivo, un qualcosa che accade, che arriva a modificare questa situazione un pochino così, un po' vacillante. C'è qui qualcosa accadrà a breve, a molto breve, perché questo è proprio il prossimo futuro. Vediamo che cos'è quel 9 di coppe per il quarzo rosa. Il re di spade, il sole capovolto, la casa del tè di coppe. Guarda, qui io ci vedo molto questo. Qui c'è un qualcosa che si va a risolvere, nel senso, la persona con cui abbiamo avuto, la persona, le persone, la situazione con cui abbiamo avuto questo blocco, questa situazione che era partita in un certo modo e poi è andata ad arenarsi, in poche parole, qui effettivamente si dovrebbe proprio sbloccare, va bene? Ma vediamo, vediamo, perché qui ci parlano ora, vediamo quale sarà l'atteggiamento, l'approccio a questa situazione del quarzo rosa, l'atteggiamento, l'approccio del quarzo rosa, quale sarà rispetto alla situazione, come agirà. L'asso di, queste mettiamole qui così, ok, l'asso di bastoni, ok, vediamo quali saranno i fattori esterni, quindi dall'esterno, cosa c'è all'esterno di questa situazione? Ok, vedi, guarda, si mi torna, è come se mi torna il 3 di bastoni, quali saranno le emozioni, i desideri, le speranze del quarzo rosa? Per il quarzo rosa, la ruota, una carta molto bella, vedi, tutto parla di cambiamento, qui si cerca un cambiamento, si auspica veramente che la situazione cambi. Ci dà molta ansia questa situazione qua, eh? Siamo in ansia, siamo in apprensione, non si sa che fare, capito? Qui si vuole un cambiamento di un qualche tipo. Andiamo a vedere quindi il nocciolo finale, vediamo, per il quarzo rosa, poi te lo spiego, eh.
La regina di denari, eccola là. Allora, quarzo rosa, qui queste carte mi paiono abbastanza chiare. Allora, qui sicuramente c'è una presa di posizione proprio del quarzo rosa, eh? Quindi qui è come se da questa soddisfazione che dovrebbe arrivarti a breve, quindi un cambiamento in questa situazione, se vuoi, capito? Potrebbe essere questa persona di qualsiasi natura di situazione tu abbia, ok? Diciamo questa novità che ti arriva, che ti porta questa soddisfazione, è come se ti dovesse ridare appunto proprio quell'entusiasmo. Cioè, queste sono le tue carte, l'asso di bastoni e la ruota, capito? Qui si ritrova l'entusiasmo, il fuoco, quel desiderio, no, di fare, di andare avanti. Allora faccio qui, allora faccio là. Quindi qui c'è una ripresa di un qualche tipo, una ripresa, un cambiamento di un qualche tipo, capito? Qui si inizia qualcosa di nuovo, si inizia qualcosa di nuovo che cambia tutta la nostra situazione, sia che si parli di amore, sia che si parli di lavoro, eccetera, va bene? Quindi qui vedo proprio questo desiderio, questa voglia di fare, questo entusiasmo, ecco, un ritrovato entusiasmo, una ritrovata passione, una voglia di fare e di cambiare. Forse anche solo una voglia, insomma, di riprendere a uscire, per dire prendersi cura di sé. Okay, prendersi cura di sé, curarsi di più, guardarsi di più, concedersi qualcosa di più. Vedi, qui all'esterno c'è il 3 di bastoni e qualcuno ti sbarra la strada, che insieme a tutte queste carte qui che ho visto mi fanno pensare. Guarda, vedi. Io qui vedo una situazione di qualsiasi cosa si stia parlando, in questa situazione di cui ti stanno parlando queste carte, io penso che coinvolga almeno tre persone. Almeno tre persone. Di cui una sbarra la strada a te. O almeno ci prova. Non credo ce la faccia, eh? Non credo ce la faccia, perché qui le cose vanno a finire bene per te. C'è una ruota con la regina di denari, qualcosa da festeggiare. Qui vedo è come se tu dovessi prendere in mano la situazione, capisci che ti voglio dire, per il cambiamento, va bene? Quindi qui un cambiamento grande per te, sicuramente tu sarai contento, contenta, insomma, di quello che tu riuscirai a ottenere. C'è una situazione che magari è difficile o è stata difficile, che ti ha sbarrato guarda, la giustizia, il 2 di denari e il 9 di denari, che ti ha sbarrato la strada, che ti ha reso le cose un po' difficilotte e via andare, capito? Però, insomma, io penso che qui, insomma, tu riesca, come ti posso dire, a riequilibrare il tutto, magari cambiando anche un pochino il tuo atteggiamento, capito? Il tuo affrontare, cioè, non il tuo atteggiamento, il tuo modo di vedere questa situazione. Cerca di prendere il meglio da questa situazione, capito? Se tu sei in un momento difficile e tu ti senti, ma come faccio? Ma io non sono in grado, ma io non ci riesco, ma io non ce la fo, e tanto questa situazione. Ecco, no, cambia, cerca di vedere le cose da un altro punto di vista. Tu vedrai che da un altro punto di vista anche queste situazioni ti appariranno diverse da come tu le vedi ora. Comunque, qui c'è qualcosa da festeggiare e le carte mi dicono che ci sarà un cambiamento notevole, una grande soddisfazione, una vittoria che tu potresti avere sul
sul tuo rivale o comunque su questa situazione specifica, quindi vai avanti, non mollare. Vediamo i segni zodiacali, capito? Non mollare, perché qui fanno vedere sicuramente che tu farai qualcosa di nuovo, tu prendi un po' la situazione in mano te e tu ritrovi proprio quel desiderio, quella voglia, quella passione, quell'entusiasmo di fare, va bene? Quindi i grandi cambiamenti per te, Quarzo Rosa. Vediamo i segni zodiacali. Ok, il toro, i pesci. Con quali segni zodiacali avrà a che fare Quarzo Rosa? Vediamo un po'. L'Ariete, pesci, toro, Ariete, toro confermato, i gemelli, la Vergine, la Bilancia, la Vergine viene confermata, la Bilancia viene confermata anch'essa. Basta, ci fermiamo. Vergine confermata di nuovo, ok? L'Acquario e lo Scorpione. Questi segni più evidenti, quindi poi tu mi farai sapere. Comunque Quarzo Rosa, non desistere, non ti arrendere, non mollare. Se qui c'è qualcosa da sistemare, sistemalo, datti da fare, però tu ce la fai. Qui c'è un cambiamento, proprio un ribaltone della situazione, molto positivo, mi raccomando, mi raccomando, guarda. Sicuramente tu brindi. Fammi sapere, ok? Andiamo a vedere gli altri mazzetti. Vediamo l'avventurina verde, cosa ci raccontano le carte. Partiamo come sempre dagli oracoli, come lo sai, se ti interessano queste carte ti lascio il link giù in descrizione. Cosa sta per accadere all'avventurina verde? Poi facciamo la croce celtica con i tarocchi. Allora, vediamo gli oracoli cosa dicono. Per coloro che hanno scelto l'avventurina verde, cosa sta loro per accadere? Per l'avventurina verde, cosa sta per accadere a loro? Ok, qualcuno si è pentito e vuol chiedere scusa. Adesso, a breve, vediamo il taglio. Sarà fatta chiarezza. No, guarda come parlano. Qualcuno si è pentito e vuol chiedere scusa adesso, quindi in questo momento, a breve, velocissimamente, sarà fatta chiarezza con queste persone. Cioè, qui, quando mi chiedete Penelope, ma le spiegazioni, ci sono le spiegazioni nelle carte. Che vuoi spiegare? Parlano loro. Qui c'è solo da ascoltarle. Usare il vostro intuito e instaurare un rapporto con loro. Ma qui, cioè, qui ti parlano, è una meraviglia queste carte. Guarda, io sono molto orgogliosa di questo mazzo e non solo di questo, ovviamente. Ok, vediamo un po' la croce celtica con i tarocchi che avete scelto. Oh, come è volato! Letteralmente è saltato in mazzo. Voglia di parlare, si vede. Allora, per coloro che hanno scelto l'avventurina verde, andiamo a vedere il momento presente e gli ostacoli. Da che situazione si parte e quali sono gli ostacoli da superare, va bene? Per l'avventurina verde. Qual è il momento presente? Ok, il momento presente è un cavaliere di bastoni. Quali sono gli ostacoli da superare?
Il re di bastoni. Vedi, nel taglio c'è il diavolo. Ma allora, sicuramente, ecco, qui c'è stato un allontanamento da questa persona. Io credo possa essere stato o per motivi di gelosia, o motivi di gelosia, ma anche per un problema proprio di possesso. Traduci te alla tua situazione personale, di che cosa ti parlano queste carte. Quindi qui ci può essere stata questa persona che io credo sia una figura maschile, che si è bene o male allontanata, però qui sembrerebbe pure pentita. Ok? Sembrerebbe pentita da come ci stanno parlando questi oracoli. Se non vogliamo vederla sotto il punto di vista affettivo, che ci stiano parlando di un affetto, di un amore, io qui ci vedo anche il lavoro, eh. Il lavoro, comunque, ecco la vostra situazione pratica, lavorativo pratica. Ok? Ci può essere stato una rottura di un rapporto, un allontanamento di un certo tipo, anche lavorativamente parlando, ok? E anche in modo abbastanza subdolo, anche in modo un po', insomma, un po' così. Ma proseguiamo, andiamo a vedere qual è la meta dell'avventurina verde, qual è la meta, dove vuole arrivare l'avventurina verde, quale sarà la sua meta, il suo obiettivo. Ok, è chiarissimo. Il 10 di denari. 10 di denari. Da cosa si è creata tutta questa situazione? Cosa c'è alla base di tutto? Cos'è che ha determinato tutto questo? Il re di denari. Ma non parlano. Il re di denari. E qual è il passato recente? Qual è il passato? Il 7 di spade e il 3 di denari del taglio. Ma qui, bambine e bambini, la situazione è chiara. Qui c'è una persona, cioè l'avventurina verde, che vuole stabilità. Qui c'è una persona, cioè te, che cerca, che cercava, insomma, che cerca, che vuole stabilità, sia economica, sia affettiva, sia proprio pratica per la propria vita. Quindi qui si vuole arrivare ad una stabilità, ad una sicurezza, ad avere una certa sicurezza. Se si vuol vedere qui l'affetto con questa persona, come dire, voglio avere la certezza che tu ci sei, no? Oggi tu ci sei, domani non si sa. E invece questo domani un si sa, tu vai e tu vieni, sembrerebbe essere stato effettivamente il comportamento di questa persona. Ok? Sia che tu sia uomo, io mi rivolgo sempre a uomini e donne, mi raccomando, eh? Anche perché fra le altre cose gli uomini stanno crescendo a dismisura su questo canale. Io sono contentissima. Benvenuti a tutti. Quindi qui noi ci vuole la stabilità, si cerca la stabilità, l'equilibrio, la sicurezza materiale, cioè voglio essere sicuro, sicura che tu ci sei, che tu sei qui, che non è che giro gli occhi, tu ci sei più, tu sparisci. E invece è esattamente il comportamento che ha tenuto questa persona. Capito? Non si sa se c'è, se è un cendo, vai, che fa? Ecco, è esattamente questo. Il comportamento, però qui le carte ci hanno anticipato che questa persona si pente, si è pentita o si pentirà a breve e sarà fatta chiarezza, quindi un chiarimento con questa persona. Ma la situazione, diciamo, è questa, adesso l'ho inquadrata, va bene? Andiamo a vedere che cosa accadrà quindi di tutta questa situazione. Vediamo qual è il prossimo futuro, cosa sta per accadere da qui a breve, ok?
Quale sarà il prossimo futuro? Caduto il mazzo. Quale sarà il prossimo futuro? Ok, il matto, esattamente, il matto. E l'atteggiamento? Quale sarà l'atteggiamento dell'avventurina verde? La regina di bastoni. Beh, allora qui, ragazzi, innanzitutto quello che mi salta all'occhio qui, la coppia, il re e la regina di bastoni, subito. Quindi qui si può parlare veramente di una coppia, quindi dell'amore, ma anche di una coppia lavorativa, quindi di due colleghi e via andare, capito? Può essere entrambe le cose. Fatto sta che qui fanno vedere un cambiamento proprio repentino. Qui ci sono carte che parlano proprio, anche perché mi dicono ora, subito, ora, velocemente. Quindi qui aspettatevi un cambiamento, aspettatevi un ritorno, un riapparire di questa persona, un ripensare su qualcosa di questa persona, un riaprire un pochino i giochi di questa persona, ok? Quindi non lo escludo affatto. E vedo voi aperti in qualche modo, uomini o donne che voi siate, aperti a questa riapertura. Passami il termine. Qui c'è un cambiamento assolutamente inaspettato, un'apertura proprio del discorso, una sorpresa che arriva proprio, che ci lascerà un po' così. Quindi qui una situazione che veramente cambia, si ribalta, e molto a breve anche, potreste avere un chiarimento con questa persona, potreste venire a sapere qualche cosa di questa persona e via andare. Vediamo quali saranno i fattori esterni, quindi ciò che non dipenderà né da te né da questa persona. Vediamo un po'. Il 9 di bastoni. Qui c'è un qualcosa che ritarda, che rallenta, un rinvio di un qualche tipo su qualcosa, capito? Quindi qui non siete voi, non è, fra virgolette, colpa vostra, ma sono dei fattori esterni che effettivamente rallentano un po' tutto il discorso qui. Però ripeto, magari è tanto che aspettate, capito? C'è stato un rinvio di un qualche tipo e via andare, però qui mi parla di adesso a breve la carta. Andiamo a vedere le emozioni, i sentimenti, i desideri dell'avventurina verde. Vediamo nel cuore cosa avete nel cuore. Il 4. Il 4 di denari e quindi il nocciolo. Andiamo a vedere per l'avventurina verde. Non avevo dubbi. Il cavallo di coppe, no, via bambine, con il 10 di coppe del taglio. Allora, qui c'è il Papa volendo che l'ho visto. Bambine, qui sicuramente la voglia, il desiderio si ritorna a questa stabilità, ok? Si ritorna a questa stabilità, a questo desiderio di stabilità. E di avere questa persona, se si parla d'amore o situazione o lavoro, se si parla di lavoro, tutto per sé. Cioè, qui c'è molto molto forte questo senso di possesso, no? Mio, 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 da parte vostra, da parte dell'avventurina
verde, questa ricerca proprio, no? Potrebbe parlarmi anche, visto tutte le carte, della compravendita di una casa. Qui ci vedo anche un immobile, ci vedo l'acquisto di una casa, o la vendita, proprio di una casa, proprio per i motivi di stabilità, di equilibrio, di sicurezza di cui ti parlavo prima. Ok? Quindi c'è anche questo, la speranza, insomma, sempre il desiderio, la voglia, la speranza di stabilità, di sicurezza. Qui si ha bisogno, si cerca proprio la sicurezza della stabilità. Ora, io qui ti vedo andare verso la felicità, cioè se non sono felicità queste tre carte, cambio mestiere, cioè, ascolta, smetto di farle perché che le fa a fare? Se no, davvero, se non è felicità questa, qui c'è felicità, serenità, gioia, vedi la chiarezza, la contentezza. Qui vedo proprio un mettere su famiglia, anche se tu vuoi, eh. Ora, con chi non lo so, perché qui c'è sto matto che mi riapre tutti i giochi. È vero che qui c'è qualcuno che torna, che vuol chiedere scuse, eccetera, eccetera, che se n'era andato in qualche modo. Ma è anche vero che qui si ricomincia da zero, quindi non ti so dire se questa gioia, questa felicità, questa sicurezza, questa stabilità è con la stessa persona, vada bene. Fatto sta che tu l'avrai. Quindi questo è assolutamente l'importante. Anche perché io credo che tu potresti avere a che fare con due uomini. Anche se tu sei uomo, quindi magari tu sei interessata a questa donna qui, questa regina di bastoni che magari è impegnata con altro e via andare. E quindi l'altro uomo poi tu sei te. Qui c'è anche proprio l'acquisto, la compravendita, via, diciamo, la compravendita di un immobile. Qui c'è anche quello. O almeno questo è il desiderio proprio, lo vedo forte qui, vedi da queste carte, questo desiderio tuo dell'avventurina verde, d'avere un qualcosa proprio di tuo. Guarda, qui c'è un qualcosa che ti spiazza, ecco, proprio un ricominciare da zero, un qualche cosa, un ripartire, ok? Dopo tante lungaggini e tanto patire. Io vedo proprio questo per te, avventurina verde. Andiamo a vedere i segni zodiacali, magari capiamo anche di chi ci parlano. Andiamo a vedere. Allora, per l'avventurina verde, no, no, qui c'è un finale assolutamente felice. Qui c'è proprio il lieto fine, eh. Si ricomincia da capo, si trova la nostra stabilità, la nostra felicità, la nostra proprio serenità. Allora, con quali segni zodiacali tu avrai a che fare? Senz'altro con il pesci. Pesci, pesci. Acqua. I pesci e l'acquario. I pesci nell'acquario. Vabbè, allora, con quali segni zodiacali avrei a che fare? Il cancro. Lo scorpione, segno dell'ariete. Con quale segno avrà a che fare l'avventurina verde? Il cancro lo abbiamo detto, quindi lo confermiamo. I gemelli, la vergine. Gemelli confermati. Il Sagittario e il Leone, quindi tutti e tre i segni di fuoco e tutti e tre i segni d'acqua, fra le altre cose. Sagittario, Scorpione, Ariete, Leone, Pesce, Acquario, Cancro, Gemelli, Vergine. Ok? Fammi sapere un pochino. Qui c'è proprio una realizzazione, fammi vedere un'altra cosa, qui c'è proprio una realizzazione molto felice dopo un periodo travagliato, qui c'è un qualcuno o qualcosa, una situazione che ti era sfuggita di mano, un cambiamento drastico, netto, capito, che ti ha fatto molto soffrire.
Qui ti ha fatto molto soffrire, anche perché, vedi, qui c'è il 9 di spade che mi è uscito capovolto. Qui è come se ci fosse un po', se vuoi, anche proprio la paura, no? La paura di non riuscire, questo soffrire con la regina di coppe, con la regina di coppe capovolto. Però qui si riapre, guarda, è il re di coppe. Quindi la donna, vedi, che ha testa all'ingiù, è questo re di coppe. Qui si parla di una coppia, ragazzi, qui si parla di una coppia che potrebbe essere scoppiata o comunque che non era felice. Però io vedo che qui c'è una situazione che si è chiusa, insomma, un comportamento un po', è una situazione che si riapre. Che si riapre, qui si riaprono i discorsi, si ricomincia da zero. Ora tutto a vedere se si ricomincia sempre con questa persona o con qualcun altro, proprio perché c'è questo ricominciare da capo. Io credo che sia anche questa persona che torna, che si pente di un qualche tipo, capito, che propone un qualche cosa, vedi, a questa donna che insomma si è sentita trascurata, ha sofferto, è stata male, vedi il re di coppe che si fa vivo, che ripropone un qualche cosa, chiede un chiarimento, insomma ti invita fuori e via andare. Se si parla di lavoro, stesso discorso, qui c'è una nuova possibilità, una nuova opportunità che viene fuori. Quindi qui, insomma, come si dice, i giochi sono aperti, assolutamente, avventurina verde, quindi fammi sapere. È anche abbastanza breve, perché qui la carta ce lo dice proprio, adesso a breve. Quindi a breve dovrebbe succedere l'impensabile. Accadrà l'impensabile quando meno te l'aspetti. Che titolone. Va bene, avventurina verde, fammi sapere, ok? Grazie per essere stato fin qui con me e ti aspetto ovviamente anche al mio prossimo video. Ciao! Eccoci qua, vi lascio ai miei... No.